Si è tenuta ieri pomeriggio, 17 luglio 2012, a Conversano, nell'insolita location del bar Insomnia Café, la conferenza stampa di presentazione del festival Banda Larga. Tra i presenti, oltre al sindaco Giuseppe Lodascio e all'assessore Pasqualino Sibilia, anche il direttore artistico della manifestazione, il maestro Angelo Schirinzi, il presentatore storico delle 17 edizioni il professor Ubaldo Panarelli, il maestro Silvestro Sabatelli e la musicista Amelia Milella. Tante le novità in programma, già a partire dalla prima serata, prevista per sabato prossimo, con la banda Ligonzo e con i Black Core Orchestra. Anche per quest'anno è confermata la sezione Banda Larga all'Opera, con la Carmen, l'8 agosto, e Madama Butterfly, il 10 e 13 agosto. Visibilmente emozionato, il maestro Angelo Schirinzi, che ha sottolineato come, anche con questa edizione, Banda Larga porta avanti il progetto di allargare i propri orizzonti musicali, mischiando differenti generi tra loro, ma che conservando la banda come elemento cardine di sviluppo. Sono orgoglioso della continuità di Banda Larga, della dedizione di questo gruppo e della qualità del lavoro svolto, ha commentato il sindaco Giuseppe Lodascio, garantendo tutto il sostegno necessario affinché iniziative come questa continuino a mantenere alte le tradizioni, l'arte e la cultura della nostra città. Anche l'assessore Sibilia si è soffermato sull'importanza del recupero delle tradizioni, annunciando l'arrivo di un importante finanziamento che consentirà, finalmente, di dare un allestimento definitivo alla mostra delle bande. Al termine della conferenza stampa, un assaggio di quello che sarà la rassegna è stato dato dagli Scio Street Band, che hanno animato, anche se per poco, Piazza Conciliazione, attirando l'attenzione dei passanti e dando quel pizzico di felicità ai presenti. Le riprese sono state a cura di Raffaele Prunella. Email: sirioart@libero.it.